E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Ci abbiamo Stracciatella che sta male. Faccio vedere alcune clip che così capite il problema che c'ha. Mi fai vedere che cosa c'hai? Non riesco a capire che cavolo ha. Vedi come la mette giù male. Allora, sì, hai lo zoccolo sporco dietro. Ma che cosa hai preso? Cosa hai preso? Mi dici? Mi dici qualcosa che stavi bene? Posso vederti? Non riesco a capire. Mi fai vedere? Mi fai vedere, dai, vieni qua un attimo, fammi vedere che cosa c'è. Però io ho paura che sia, cioè, è tutta. C'è una botta? Ora non so se è stato quando sono entrati dentro gli hanno fatto male, qualcosa di suo. Insomma, fatto è che ora tra pochi minuti dovrebbe arrivare Irene, che è la veterinaria. Lei è specializzata in cavalli, però segue anche abbastanza bene gli asini. Così facciamo fare una visita a Stracciatella approfondita, così dà anche un'occhiata a Charlie. Stracciatella, cavolo, mi si stringe il cuore nel vederla, anche perché sono piccolini. Charlie ha appena compiuto un anno, Stracciatella un anno e mezzo, quindi niente, aspettiamo Irene. Effettivamente un po' di ectasia della grassella, cioè l'articolazione della grassella è un po' gonfia. Che è quello che dicevi prima? Sì. Ricorda come si chiama? Crampo? Crampo rotuleo. Rotuleo. Anche l'altra un pochino. Dov'è? Quindi può essere che devono ancora fermarsi i muscoli? No, diciamo che in alcuni soggetti, soprattutto quelli con gli arti stangati o magari giovani perché magri e quindi con poco muscolo, poco quadricipite femorale, questa patologia si può verificare. Quando invece poi tu spingi l'animale, magari in alcuni casi quelli più lievi, spingi l'animale a lavorare un po' in salita. Stracciatella, smettilo un attimo, sta buona. O in discesa rafforzi il quadricipite femorale e quindi riesci alcune come se volte un po' a risolvere questo problema. Di riabilitazione in bravissimo, pratica. Bravissimo, esatto. Ok, va bene. Ascolta, se riusciamo, vediamo se lo fa fare, gli pinza appena il piedino. Ma sta vedendo la qualità dello zoccolo? No, se ha dolore. Ah, ok. Quando si deve indagare perché è un animale zoppo, a meno che non ci siano chiari segni che ti rendono possibile capire dov'è il problema, bisogna un attimino partire subito dal fondo. Esatto. Quindi lo zoccolo non è... Io no, è bello freddo, ok? Un'altra cosa che si valuta è il calore del piedino, è bello freddo, non c'è polso digitale, ma che brava che si fa fare, che è la valutazione, insomma, dell'afflusso sanguigno al piede, e non c'è polso, il piede è freddo, quindi va benissimo. E deve essere freddo. Sì, di solito sì, a meno che non sia un animale che ha appena lavorato molto, allora ci sta che ci sia un po' sudato. Esatto. E un'altra cosa che sarà poi da prendere in considerazione, appunto, come ti dicevo, anche i trattamenti antiparassitari degli asini, ok? Ci sono parassiti esterni che possiamo alle volte vedere e non sono neanche così frequenti come possono essere nei cani e nei gatti, ma anche parassiti interni, cioè quelli dell'intestino, sostanzialmente, esatto, che possono localizzarsi in diversi punti. La metodica migliore per prendersi cura di questo tipo di problema è quello dell'esame delle feci. Io di solito consiglio 3 volte all'anno, a distanza di 3-4 mesi, l'esecuzione dell'esame delle feci, e in base al risultato, quindi se positivo o negativo, si consiglia un antiparassitario, che di solito è per bocca, e una volta all'anno comunque un trattamento nei confronti dei parassiti che con l'esame non vengono trovati. Io direi allora adesso, se vogliamo fare una lastra alla grassella, sì, assolutamente, per vedere, dobbiamo sistemarci un attimo con la corrente. Wow, tu hai proprio tutto il laboratorio. Ah sì, qua cioè, mica si scherza, L'asino, a differenza del cavallo, ha bisogno di un'alimentazione molto più parca e più povera, perché è un animale che diciamo nasce in rustico, altri contesti, bravissimo, per cui alle volte è proprio l'errore che si fa è quello di volerli alimentare troppo, alimentarli come dei cavalli, ma fare loro male in realtà, ok?
Per cui, quindi fieno e fieno, io ti consiglio non utilizzare il primo taglio, che è proprio ricco. Fieno di settembre, ad esempio, l'ultimo taglio, un po' più povero. E non c'è necessità di mangimi o di concentrati, di granaglie, eccetera. Niente pane secco, le cose verdi il meno possibile. Ah, quindi lasciare pascolare e tirare su i residui dell'orto? Nel senso dipende da quanto è carico ciò che tu gli dai. Perché quello che più devi evitare sono i picchi glicemici dati, che ne so, da una scorpacciata di erba. Ecco, non è il massimo per l'asino. Se però dici è un animale che comunque sta sempre nel suo prato, sempre nel bosco, quindi l'erba che c'è è minima, è quella che si può formare, ma la tiene semplicemente continuamente tagliata, allora è un altro discorso, okay? Puoi pensare prima di far passare le pecore e poi far passare quindi gli altri. Il classico prato libero, meglio di... Prato libero con l'altra tratta così non è quella per l'asino. Non è quella per l'asino. Che purtroppo si diffonde sempre più una necessità, però una convinzione di prendere l'asino per così mi ripulisce il prato. Allora, se si tratta di cose più grossolane, più grossolane, bravissimo, più fibrose, ok. Se si tratta di ambienti troppo ricchi, rischia di andare poi. Quindi prima faccio un passaggio magari di pecore. Ti consiglio sì. Quindi pecore e dopo passo con l'asino. Esatto. Che mangia praticamente l'arbusto che non mi ha preso la pecora. Magari non l'arbusto, l'arbusto però mangia qualcosa di più fibroso e di più fibroso. Questo tipo di ambiente o il bosco comunque povero e fibroso è il loro contesto. Bene, grazie che me l'hai detto, perché stavo facendo... Alle volte, cioè gli asini si stanno diffondendo molto, è una bellissima cosa, però allo stesso tempo non si sta diffondendo la cultura adeguata all'alimentazione e alla gestione dell'asino. Faremo una latero mediale anche dell'altra, ok, perché voglio vedere il processo della tibia qua, che è la tuberosità della tibia, che so avere un nucleo di ossificazione a parte, quindi questo reperto può essere normale, però mi serve un po' troppo staccato, okay. Quindi non vorrei che ci fosse stato qualcosa di patologico. Cioè patologico vuol dire che ha ricevuto una botta, un... Perché mi sembra un po' troppo, poi vedi c'è questo piccolo frammento, quindi lo confronto col controlaterale, se anche il controlaterale è così vuol dire che... Ma tipo vuol dire frattura o qualcosa del simile? Sì, eventualmente sì. Allora, adesso dovremo fare la skyline, che quella è un pochino più difficile, perché bisognerà flettere. Ok, tirarlo, facciamo fare stretching, ok. Quindi sarà per niente facile, te lo dico. Allora io incomincio ad andare qua un attimo a calmarla. Ecco, inizia a palparla lì sulla grassella, che capisce dove vogliamo. Sempre andare. Solita gamba, giusto? Sì, poi faremo una latero mediale anche dall'altra parte. Sono qua. Tu dovrai metterti di qui, dove sono io. Prendere l'arto qui, mollalo da lì e metterti così. Ok, beh. Io dovrei mettermi da qui a fare la lastra. Ma così. Credo che ce la famo. Okay. Vediamo se... Ok. Allora, la cosa positiva è che le labbra... della trocla femorale mi sembrano buone, adesso si schiarisce, la vedrai diversa, e quindi non mi sembra che ci sia alla base una patologia conformazionale tale da giustificare un crampo rotuleo su base, diciamo, anatomica. Guarda, poi anche una questione di conformazione è abbastanza frequente negli animali giovani, proprio perché non sono ancora muscolati, non sono ancora fatti. Questa la vedi che deve ancora farsi, insomma. Allora facciamo anche il sinistro. Quindi facciamo le stesse robe? Non tutto, facciamo solo questa. Bravo, più su, benissimo, fermo lì. Ok, vediamo cosa è uscito. Sembra un pochino più staccato questo. Che è quello che ha problemi. Sì, esatto. Perché allora, ti ripeto, questo è un nucleo di ossificazione normale, non è normale che nel puledro sia staccato. Però si possono verificare anche fratture da avulsione nello stesso punto in cui c'è questo nucleo di ossificazione. Ok. Ma tu dici trauma, cioè che si è fatta male, gli è stato fatto male? Sì, può anche essere un calcio, Ok. Sì, è effettivamente un po' più staccato. Ma può essere anche che gli hanno lanciato qualcosa? No. La vedo improbabile. Ok, cioè, perfetto. No. Va bene, ok, io non farei altre lastre. Allora, quello che facciamo adesso è... togliamo pure questo, tengo tutto, do una pulita. In base a quello che mi dici riguardo... alla possibilità di trattamento, okay.
decidiamo cosa, che tipo di farmaco fare. Io farei un farmaco antinfiammatorio. Cosa mi consigli? Dimmi la cosa che mi consiglieresti tu. Allora, la cosa più comoda, soprattutto per la gestione degli animali, è averli non macellabili, okay? Perché è più facile per te gestirli e anche una garanzia in più che dai all'animale se dici: sono sicuro che questi animali io non li macellerò mai. Allora puoi fare questo tipo di scelta e stai più tranquillo. Questi qua non vengono macellati, su quello te lo dico già. Ecco. Allora mettili non macellabili e basta, perché tante volte mi capita di avere a che fare con proprietari che mi dicono: io il mio non lo macellerò mai. Però comunque lo lascio. Va benissimo, lascialo, però sappi che io con i farmaci non li posso fare. Chiaro. E che tu sei soggetto, come operatore del settore alimentare, ad alcune regolamentazioni. E sta a te rispettarle dopo, ok? Allora adesso io su di lei consiglierei di fare un pareggio ai piedi, soprattutto ai posteriori, in modo da accorciare la punta e rendergli più facile lo stacco. Questo dovrebbe facilitarla un po' nel muovere la grassella. E un periodo di antinfiammatorio per bocca, probabilmente, in modo da renderti più facile la somministrazione, e per sgonfiare la grassella che effettivamente è un po' gonfia. Aspetto una settimana a fargli fare qualche giretto o dici incominciamo a fargli fare un po' questo lavoro? No, io inizierei un pochino a farla muovere, okay. Sì. Già la settimana prossima dovrebbero cambiare terreno, quindi sì? Avere okay. Un terreno già molto okay. Più boschivo. È vero che è in piano, quindi non è in salita. Sì. Però se dobbiamo andare in salita facciamo su e giù da qua. Secondo me non è da escludere che quella parte che ti facevo vedere, appunto, che è un nucleo di ossificazione della tuberosità tibiale, abbia subito un trauma da avulsione, quindi sia un pochino più effettivamente staccato di quello che dovrebbe essere, ok? Per cui adesso facciamo questo ciclo di antinfiammatorio, tu per ora la tieni qua e vedi come risponde. Se ti sembra che migliori me lo dici, oppure se ti sembra che resti costante me lo dici ugualmente. Lasci la libertà di muoversi qua e prima di portarla a pascolo vediamo che la situazione si sia perfetto. Un po' sistemata. Otto. Altra cosa, non è sono perfetti i piedi, fosse un animale senza nessun problema non ti farei far nulla, però magari giusto diamo una raspata alla punta in modo da facilitare lo stacco. Cioè chiedo praticamente okay. Il pareggio. Esatto, sì. Questa siringa intera si usa per un animale adulto. Okay. In questo caso è un cavallo adulto, intendo, per cui qua il peso è diverso, adesso lo stimiamo anche se mai con il nastro. E l'asino, a differenza del cavallo, ha un metabolismo diverso di alcuni farmaci, per cui mentre il cavallo puoi darglielo una volta al giorno, questo l'asino va dosato due volte al giorno, quindi mattina okay. E sera. Ne fa 3 ml a mattina e 3 ml sera. Per quanti giorni? Una settimana. Per darglielo in bocca ti sì. Consiglio di non farlo nel momento in cui sta mangiando qualcosa, perché se hai in bocca il fieno te lo sputa. Ti metti dalla parte di qui, okay. Vai nella commissura labiale, okay. Loro qua hanno le barre, quindi non hanno i denti. Premi fino a dove devi arrivare, aspetti ancora un secondino perché alle volte tende a continuare ad uscire. Okay. Ok, vedi che esce ancora. Ok, dopodiché tieni un attimo la testa alta, magari inserisci un dito qui che lei mastichi e muova la lingua. Sì, come i bambini quando devono prendere l'antibiotico, dai. Esatto, poi è una quantità così minima, vedi che dopo continua ad uscire, per cui... Glielo cacciamo un po' dentro. Sì, adesso mettiamo il tappo così non esce più. E quello lì funge da antidolorifico. Ok. Vedi, io facendo così sono nelle barre dove lei okay. Non ha i denti, per cui non mi può mordere. Però in questo modo faccio muovere un po' la lingua. Lo sta stimolando. E lei così, una volta che si è impastato nella lingua, non lo sputa più. Brava, bella. Brava. Ok. Ottimo direi. Dai, ora non fare le scene. Su, 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 su. Dai, dentro. Niente, quindi abbiamo Stracciatella che è sotto antidolorifico. Irene ci ha detto che dobbiamo fare un po' di esercizi, per fortuna non sono stati danni, non sono né danni gravi, quindi non richiedono né operazioni strane o altro. Non le hanno fatto male, questa è la cosa che mi ha rasserenato di più. E basta, vi racconto magari in settimana come va il tutto. Credo che e qua tocca a voi, mettete un bel mi piace se avete apprezzato Irene, magari portare anche qualche contenuto in più, perché come diceva Irene purtroppo sull'asino c'è poca cultura, quindi magari anche con il suo aiuto vedere un po' come gestire al meglio gli animali potrebbe essere una buona idea. Questo aspetta voi qua sotto nei commenti e con un bel mi piace. Farmer, ci vediamo al prossimo video, naturalmente iscrivetevi al canale. Ciao, qua ci avete tutto.
Dai, fatemi un po' di spazio. Voglio stare vicino vicino. Niente, non mi apprezzano. Non mi amano. Guarda, vanno alla telecamera però. Maledetti. Vabbè. Il prezzo della fama.